Seconda parte del telegiornale che apriamo con la società di mutuo soccorso Matteo Renato Imbriani di Borgo Taro che organizza come tutti gli anni il pranzo sociale. L'appuntamento è per domenica 6 dicembre alle ore 13 presso il ristorante Tiffany di Porcigatone. Alle 11 ci si ritroverà presso la sede sociale mentre alle 12:30 ci sarà la partenza per il ristorante. Tutti i soci e gli amici sono invitati a partecipare per trascorrere una giornata in compagnia. Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 4 dicembre prossimo. Si accettano presso Sala Imbriani nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 12. Oppure potete chiamare Renato Ravenna al 339-1239-007. È partito proprio sabato scorso il nono corso GAE. Noi siamo andati ovviamente a conoscere i nuovi iscritti che provengono moltissimi, oltre la metà da altre regioni e abbiamo intervistato anche il docente del corso. Il 21 novembre 2015 parte il nono corso di guide ambientali escursionistiche qui a Borgo Taro. Davide, tu hai fatto il primo, siamo al nono, sei un docente di punta, sei diventato il coordinatore regionale delle guide ambientali escursionistiche nonché nella commissione nazionale. Cosa ne pensi di questa escalation di guide che vengono da tutta Italia qua a Borgo Taro a fare la qualifica? Da una parte c'è una crescita del mercato che è stata misurata nel 3-4% a livello nazionale proprio della richiesta di turismo verde, in generale significa anche agriturismi, bed and breakfast, comunque di contatto con la natura. Dall'altra c'è la credibilità di un corso che ha saputo selezionare, quindi di superare quello che è la logica del diplomificio, ma anche quello di dire alle persone che se non sono qualificate e non hanno ottenuto una capacità riscontrabile non possono poi accompagnare. Io paragono spesso il mestiere della guida ambientale escursionistica a quello della patente di un autobus, neanche di una macchina o di un camion. Noi alle persone qui a Borgo Taro, per tutta Italia, diamo una patente, significa che il giorno dopo il corso potrebbero avere un gruppo di adolescenti da accompagnare in un trekking di una settimana, che ne so, sulla via degli Abati, con pernottamento in tenda e quant'altro. Ci poniamo il problema di dire: questa persona sarà in grado di farlo? Noi gli diamo tutti gli strumenti. Nella classe questa volta, queste 20 persone, come sempre, più della metà sono di fuori regione, qua a Borgo Taro e a Torre Chiara. Forse questo territorio non si sta vendendo tanto bene se vengono per fare un corso e magari non vengono per altri motivi. E questo territorio, lo dico sempre, si sottovaluta tantissimo, le potenzialità sono enormi, in fondo le persone cercano un contatto con una natura vera, quindi il nostro principale compito è quello di preservare, chiaramente in compatibilità con le attività antropiche che ci sono sul territorio, però di preservare il paesaggio e il territorio, che sono di una tale bellezza non scontata che di per sé attirano le persone. Senti, su cosa si può puntare a livello turistico, visto che ormai puoi essere definito a tutti gli effetti un grosso esperto? Cioè, Borgo Taro, Abardi, quali sono gli oggetti che possono essere sfruttati insieme all'agriturismo, al bed and breakfast, ad esempio i funghi? I funghi, i tartufi, la presenza di tantissima storia nei boschi, cioè far capire alle persone, illustrandole mentre si passeggia in natura, che questi luoghi sono densi di storia, di persone che ci hanno vissuto e ci hanno costruito, perché le tracce sono evidenti, dai sentieri, dai muretti, dagli essiccatoi delle castagne, a costruzioni medievali di una rilevanza archeologica e storica veramente notevole, se pensiamo anche solo al percorso Bardi-Borgo Taro, per i paesi che abbiamo citato, direi che abbiamo un territorio veramente eccellente. Senti, in questo corso ci sarà riconoscimento impronte primaverile e soprattutto alberi monumentali. Alberi monumentali, sì, certo, perché dobbiamo valorizzarli proprio come simbolo del paesaggio e della storia, perché sono dei veri e propri monumenti che noi abbiamo e dobbiamo proprio imparare a rapportarci con queste realtà che abbiamo ereditato, e noi siamo degli ospiti che devono solo traghettare queste ricchezze verso generazioni future.
Il comune di Borgo Taro e la parrocchia di Sant'Antonino organizzano il concorso di presepi casalinghi, il presepe. L'iscrizione è gratuita e dovete prescrivervi entro e non oltre il 13 dicembre. Per informazioni l'ufficio turistico è a vostra disposizione, chiamatelo 0525 96796. Vi ricordo che la premiazione avverrà il 24 dicembre alle ore 17 intorno all'albero di Natale, che verrà allestito come sempre in piazza Manara. Ed ora spazio alla domenica calcistica del nostro territorio. Da segnalare la sconfitta ancora purtroppo della Valtarese, che ormai si trova in penultima posizione in prima categoria. Sconfitto anche il Bardi e si tratta della seconda sconfitta consecutiva in casa. Solo il Fornovo in prima categoria sorride. Dopo la sconfitta della settimana scorsa per mano del Bardi, la squadra infatti è tornata a vincere alla grande in casa del Biancazzurra, sicuramente la favorita alla vigilia del match per 3-1. Ancora un nulla di fatto per la Valtarese, ormai relegata al penultimo posto della classifica, che anche ieri non è riuscita a fare il risultato, battuta sul campo del Sant'Ilario per 2-1. Per la Valtarese in rete è andato Mori. Brutta domenica anche per il Bardi, battuto in casa dal Sorbolo per 2-1. Si tratta questa della seconda sconfitta consecutiva in casa. Si vince quando si segna e la formazione ospite ne ha segnato uno in più. Come contro il Viadana, anche quella persa con identico punteggio, cinicamente e spietatamente il Sorbolo ha approfittato di due disattenzioni abbastanza palesi del Bardi per infilare due gol e portare a casa tutto il bottino. Al 13° del primo tempo, Tramalloni lancia un bel pallone per Luca Pontremoli, che è preceduto in uscita dal portiere ospite Brocchetta. Al 17° occasione per gli ospiti, con cross e colpo di testa di Montali con respinta in corner dell'estremo difensore Speroni, che in questa partita ha sostituito il portiere titolare Bosi, infortunato. Al 18° dal successivo calcio d'angolo con passaggio diretto in aria a Facchini, che, venuto incontro al pallone e lasciato libero di tirare, fa secco il difensore del Bardi e segna. Padroni di casa dunque sotto di un gol. È la scossa per il Bardi, che al 25° trova con Massimo Losa un gran fendente verso il secondo palo, che becca la traversa. Siamo al 27° quando proprio da questo corner in mischia il Bardi riesce ad acciuffare il meritato pareggio con un tiro ravvicinato di Valvona, primo gol in maglia bardigiana. Si va a riposo in parità 1-1. Al 5° del secondo tempo bel tiro dal limite di Tramalloni deviato in corner, al 6° colpo di testa di Pontremoli, che sarà sostituito al 30° poi da Balestrazzi. Quando tutto fa presagire in un pareggio, ecco il momento di sbandamento bardigiano, che lascia libero un giocatore avversario che colpisce tranquillamente di testa e infila inesorabile l'incolpevole portiere per il definitivo 2-1. Rinviata a causa neve la partita tra Solignano e Mele Tolese. Alla luce di questi risultati, il prossimo turno vedrà il Fornovo, che si trova al 10° con 12 punti, ospitare sul proprio terreno di gioco il Basilica 2000, che invece è quarte, di punti ne ha 21. Il Gattatico, 5° con 17 punti, ospiterà il Bardi, che lo tallona al 6° e di punti ne ha 16. Il Viadana, forte della seconda posizione in classifica e dei 23 punti sin qui ottenuti, dovrebbe avere vita facile con la Valtarese sempre più in difficoltà, ferma 9 punti in penultima posizione. Infine il Solignano, 9° posto, 13 punti, ma con una partita da recuperare, incontrerà la capolista Marzolara. In seconda categoria torna la vittoria il Borgo Taro, che vince facile e bene fuori casa contro l'Arsenal per 2-0. Termina con un pareggio 2-2 la partita tra Sivizzano e Compiano, mentre nel derby ha la meglio il Valgotra, che ferma in casa la Folgore Fornovo sul risultato di 2-1. Domenica prossima il Borgo Taro, che è terzo con 23 punti, attende in casa il Felegara, che si trova al 5° posto. Il Valgotra, in 7ª posizione con 13 punti, andrà sul campo del Vico Fertile, che si trova al 3ultimo posto, mentre la Folgore Fornovo, 11 punti in 8ª posizione, ospiterà l'Audace, ultima ad un punto. Il Compiano, infine, penultimo con 8 punti, se la vedrà in casa con la Ghiare, 14 punti, 6° posto. Infine vediamo i risultati di terza categoria, dove la Dinamo Solignano perde ancora l'ennesimo incontro, questa volta con il Basilica Nova, sul risultato pieno di 3-0. Battuta anche la Bedognese per mano della Varanese sul risultato di 3-1. Brutta domenica anche per Terre Alte Berceto, battuta senza storia dal Mercuri per 4-0. Domenica prossima la Dinamo Solignano, 0 punti, ultima in classifica, ospiterà il Carignano, che è terzo con 26 punti. In casa la Bedognese se la giocherà con la capolista Sissa, che ha 30 punti, mentre la Bedognese è 7ª e di punti ne ha 18. Ed infine Terre Alte Berceto, 11° posto, sarà sul campo della Felegarese, pure lei in 11ª posizione a 13 punti.
previsioni del tempo per domani, martedì 24 novembre, ci dicono che avremo al mattino nuvoloso sul settore orientale con deboli precipitazioni a carattere nevoso sopra i 600 metri, nuvolosità irregolare con ampie zone di sereno sulle pianure e dal pomeriggio sereno su tutto il territorio. Temperature minime in discesa con formazione di gelate intorno a meno 1. Le massime stabili o in lieve aumento intorno ai 7-8 gradi. Infine i venti saranno deboli. Vi lascio con i programmi di questa sera che cominciano alle 20.35 con In diretta Punto Sport, condotto in studio da Giovanni Bonfiglio. Si parla di molti sport di casa nostra con diversi ospiti. Alle 21.30 Atlas, alle 22 il TG e alle 22.30 Ballo che sballo in TV. E con questo è proprio tutto, mi fermo qui e vi ringrazio per l'ascolto. L'appuntamento con l'informazione è per domani sera. Arrivederci.